Adesso maggior parte di quelle che c'era, comunità più grande, era da anni 80, anni 90, 95. Adesso il flusso è cambiato, totalmente diverso da quelle di prima, perché adesso quelle che sono arrivate sono tutti richiedenti asilo politico. Noi non risolviamo molto, se cerchiamo di dare almeno informazione, quelli loro diritti, quelli loro dovere. Allora, Braccetta Passe, la comunità donna, insomma, l'ha partecipato, il Pando, e siamo, abbiamo fatto prima incontri i patti, che i patti che è il tessuto colore africano, e poi adesso sta attivo il 3G Style, il progetto è per integrazione, per riconoscere e conoscerti tra di noi, anche i cittadini italiani, anche tra i migrati. Perché giustamente, anche se tutti immigrati siamo immigrati, ognuno di noi non si conosciamo cultura di altri. Per esempio queste station, quelle che si fanno bralungo, a trecce, bralungamenti di capelli. Invece queste tipo cotone o lana, diciamo, che noi facciamo fare qualche una colorazione di capelli, una treccia. Queste altre qua si deve fare tutti quanti i capelli, quindi ogni testa di persone dipende bralunghe quelle che devono fare. Questa 8 ore piena per fare un prolungamento di sciolta, vero? Invece treccia, alzato, attaccate ai capelli, ci vogliono per esempio, anche il prolungo ci vogliono 2-3 ore. Poi per esempio quando fai tutta la testa a trecce piccole, 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 ci vogliono molto tempo. Le treccine, l'extension, l'extension cuscito, le treccine, queste cose. E poi il metodo pure brasiliano che è il nodino alla radice. Il metodo brasiliano è che tu prendi i capelli naturali, li aggiungi con i tuoi e poi invece di usare la cheratina si usa un nodino elastico, si fa il nodo alla radice, alla base. Così ti dà questo effetto naturale senza cheratina, no?